Signori, una piovosissima 52esima parte di Watch Dogs si sta per abbattere su di noi. Allora, devo un attimo fare un preambolo sul titolo. Il futuro è in Bloom. Anzi, il futuro è Bloom. In realtà l'hanno tradotto di merda, perché sarebbe The Future is in Bloom. Tradotto, il futuro è fiorito. Non essendoci una traduzione che potesse reggere il doppio gioco, hanno fatto questa via di mezzo che secondo me è pure accettabile. Comunque, atto 3, proseguiamo con la nostra storia. Se T-Bone verrà con me a Chicago, dovrò entrare nell'edificio, la sede della Bloom. Esperti di sicurezza. Non sarà facile, e io sono già sul loro radar. Ma una volta finito qui, avrò finalmente Raymond Kenny dalla mia parte. Ok, scenario da Days Gone questo, però vabbè. Raggiungi la Bloom, adesso andiamo a, direi proprio, mettere il dito nella piaga in questa storia. E già vedo questa bella aria vietata che ci sta per accogliere, e secondo me avremo parecchi cazzi in culo da pelare. Tranquillo, tutto il perimetro è sorvegliato. Non farti beccare o spegneranno i server. E avremo chiuso i giochi. Non farsi beccare. No problem. Non ti preoccupare. Cioè, in realtà un pochino mi sto preoccupando, ma dettagli. No, dovevi esplodere. Non funziona. Attira, vabbè. Allora, dobbiamo fare le cose per gradi. Magari sarebbe una... quella di sbloccare sto cancello. Che dite? Ce la facciamo? Lo sblocco del cancello è laggiù. Aspetta, ce l'ho. E come se ce l'ho. Ok. Allora, facciamo le cose per gradi. Allora, lui laggiù è pericoloso, quindi io comincerei dalle basi. Anche se le basi potrebbero essere lui, però non lo so, io andrei sul sicuro. Intanto così. Poi let's move on. Ma lo posso ammazzare così? Certo che posso. E mi sono anche preso tanta XP di riconoscimento. Direi che sono anche più che meritati. Comunque, allora, ma se lo uso mi rompono i coglioni? A quanto pare no. Va bene. Accesso consentito. Ok, profila no. Ai. Aspetta. Vedi a fare le cose da cazzo di cane? Le risolviamo così. Anche se ci sono quei due soldatini laggiù, a livello del terreno, che mi stanno dando parecchio fastidio. Io non vorrei cacciarmi nei guai, ma li farei fuori prima che il problema si ingigantisca. Allora, uno lo vedo e l'altro no. Già, non mi piace. Hello?
E ragazzi, prima di fare la mossa, voglio essere sicuro. E sono sicuro facendo questo. Ok. Ah. Fuori. Beh, coglioni. Ok. Ok. Siamo a buon punto, siamo a buon punto, ragazzi. Adesso rimane uno. Lui. Anche senza la concentrazione possiamo risolvere il problema. Ok, abbiamo fatto il giro. E a me piacerebbe far fuori quei due lassù. Però non li trovo e quindi... Cazzo, ma dimmelo prima, no? Ma dimmelo prima, brutto stronzo, dimmelo prima. Questo è un buco di culo regalato dal gioco proprio, eh. Madonna, ragazzi. Ok, dimmi dov'è il circuito. Cioè, mi auguro sia un glitch, perché sennò è grave la cosa, eh. Ho legato il codice del Weaver. Una grossa occasione. Ma oltre la semplice vendetta. Comunque è uscito il sole, per vostra informazione. Non male come cosa. Ma devo essere cauto. L'altro è di là, lo sapevo che c'è ad uscire fuori, lo sapevo. È a cosa miro. È avventato ed egocentrico. E allora abbiamo un problema più grosso. Bravi. Che ci sono questi due da far fuori. Oddio, beh, meglio farli fuori adesso che dopo. Vabbè, ce l'arrangiamo, dai. Devo scoprire come avere quel codice. Devo scoprire cosa succede nel CDOS e distruggere tutto. Bastardo. M'ha visto, cioè, non m'ha visto, ma non m'ha visto. Bello lì. Dai così. Ho perso 15 anni di vita, ma ne è valsa la pena. Che cazzo? Sblocca. Ok. Per il bene della Bloom dobbiamo assicurarci che venga eletto. Entra nella rete della Bloom senza farti scoprire. Ormai sono tutti morti. Senti che stronzate. Se siete come me, siete stufi dei parolai e delle loro iperboli. Siamo davanti ad un bivio. Ok, ormai con tutto sto allenamento... C'è la rovina sociale ed economica. Abitanti di Chicago. Gli manca la corrente da qua, però. Ora si fa così. Si risolve in questo modo. Dai. No. E io che speravo nella benevolenza dell'essere umano, invece. E invece. Va bene. Allora, questo arriva così. Quanto mi mette ansia sta cosa a tempo? Troppo. Ok, ci siamo. Hackera, qua. Attenzione, non ci vorrà molto. Dopo che l'hai infettato con lo spyware, inserisco un virus. Cercherà i miei dati nel sistema e li cancellerà. E non rileveranno lo spyware? No. Io potrò vederli, ma loro non potranno più vedermi. Praticamente facciamo quello che farà Marcus nella prima missione di Watch Dogs 2. Big spoiler. Vabbè, sti cazzi. Di che si tratta? Bon, tutto fatto. Okay. Ho cancellato il tuo nome e iniettato lo spyware. Sì, ha già iniziato a pingarmi. Bravo. Jean DeLorey. Fra poco. Ho visto il nome di uno che conosco sui server. È nell'edificio. Vado a controllare. Niente cazzate, Hayden. Guarda che quelli non scherzano. Faccio presto. Individuo il luogo dell'incontro. Ma posso uscire di qua? Aspetta. Si sono accorti che c'è qualcosa che non va.
Tanto lo so che stai andando di qua, appunto. Eccolo! Telecamera. Ah! Bene, l'ascolto. Parliamo di Raymond Kenny. Una cosa alla volta. Prima la informo che ho scoperto. Volume un po' più alto non faceva schifo, eh? Non molto piacevoli. Tranquilla, non è un ricatto. Se non soldi, cosa vuole? Semplice. Le consegnerò i segreti. Niente semplice. Qual è il suo prezzo, signor Branks? Io voglio entrare nel sito S. Le darò Kenny i segreti e il giustiziere appena avrò finito con lui. Lo so, ai piani alti non accetterebbero mai. Ma non devono saperlo. E Kenny è proprio qui, a Pomna. Che fortuna, eh? Mi scusi un attimo. Abbiamo Kenny, muoviamoci. Come avete Kenny? In realtà è Aiden quello che è venuto qui. Essere d'aiuto. Aia. È scattato l'allarme per lui. Malcolm Diodato. Fantastico. Merda. Damien manderà tutto a puttane. Non se ne accorge. Damien non manderà niente a puttane. Ci siamo noi qui. Ci siamo noi. Non ti preoccupare. Andarlo fuori da qui. Fuori. Cominciamo così. Via libera. Qua nada, sono in una brutta posizione però. Bene. Che culo ragazzi. Qui non ne esco vivo. E va bene, finiamola. Ah, vedi a scherzare col fuoco? Vedi a scherzare col fuoco e ciccio ti bruci. Va bene, allora, tu una metri. Di qua c'è una porta? Sì. Vabbè, se me la metti così allora io proprio mi ci crogiolo. Atto 3 per il portfolio. Damien ha fottuto T-Bone. Ha detto che avrebbe provato a fermarmi. Aspetta. Ma stavolta non vincerà. Atto 3, 4 di 6. Però sarà la prossima volta. C'è una chiamata nel mezzo. In arrivo. La Bloom sa dove sei. Sei un po' confuso. Perché ricordo chiaramente di averti inviato lì per cancellarmi dai loro radar. E ha funzionato. Ma la milizia sta venendo a cercarti. Merda. Tutti i giorni dovrei dar retta al mio istinto e restarmene a letto. Sì, certi giorni. Gesù Cristo. Sono già amici questi. Va bene. E vabbè ragazzi, per il portfolio sarà la prossima missione. Wait.